Ehi, hey, bentornati su Broken Stories. Ho passato una notte orribile, la notte prima delle elezioni, ma io so che non è di peso solo da questo. Sì, oggi è un giorno che è, diciamo, sensibile, eh, in grado di generare incubi in, in tanti, tanti, tanti italiani. In altri no, ma vabbè, comunque. No, io ho passato una nottata di merda perché ho visto la quinta puntata del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere e dopo la sigla vi spiego perché. Sigla. Perché ho passato una nottata orribile dopo aver visto la quinta puntata del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere? Fondamentalmente perché le narrazioni non vanno prese alla leggera e quindi non, non lo faccio. Soprattutto non le prendiamo alla leggera qui su Broken Stories. Cioè, cerchiamo sempre di capire non solo quello che ci raccontano, ma anche quello che c'è fra le righe. Anche quando si tratta di narrazioni fantastiche, di genere fantastico. Soprattutto quando si tratta di narrazioni di genere fantastico, perché è quello che più ci piace e perché comunque hanno un potere di suggestione, insomma, piuttosto spiccato. Perché ho avuto gli incubi? Intanto vi dico che ho sognato tutta la notte. Guerra e uccisioni. Con un realismo, con un davvero, come dire, con, un, con, con una vividezza spaventosa. Il perché, secondo me, è presto detto. Finora mi sono astenuto dal commentare i contenuti di questa serie che sto guardando e che ammiro per diciamo, la messa in scena. Per, per una quantità di ragioni per la, tutte le sue suggestioni, insomma collegate a un capolavoro della letteratura eccetera eccetera però adesso non mi posso più astenere questo proprio non mi è andato giù se non l'avete ancora vista la puntata fermatevi qui perché io sto per farvi spoiler se l'avete vista tranquilli qual è il punto il punto è che a un certo punto in questa puntata beh verso la fine uh, l'armata di Númenor parte per la terra di mezzo capitanata da insomma, alcuni protagonisti della serie, ma soprattutto dall'elfa Galadriel, che qui è rappresentata come veramente una donna, come dire, mossa proprio da, un, da, un, da uno spirito guerriero, una, una cacciatrice di battaglie, mettiamola così. Il che mi sta bene, io leggo heroic fantasy con gran diletto, le avventure di quei guerrieri che non vedono l'ora di incrociare la spada, non vedono l'ora di conficcarla nei nemici, di spaccare teste, di, di, di decapitare, è, è tutto molto divertente perché stiamo al gioco? Perché c'è un'atmosfera, se volete, grim, dark, in cui tutto questo è chiaramente codificato all'interno di un divertimento condiviso. È un gioco e la ragione stessa, diciamo, di questa letteratura per certi versi che ci racconta le imprese di eroi che non hanno nessuna paura di combattere, anzi se sono tipo Conan il Barbaro, lì si realizzano, ok? Ma stiamo al gioco va bene, va bene ma il Signore degli Anelli è un po' un'altra cosa è una serie tv americana, in, questa, in questo momento storico ad amplissima diffusione è ancora un'altra cosa mi riferisco al fatto che quando l'armata di Númenor parte, a vele spiegate, e i soldati hanno indossato le loro armature bellissime, ancorché magari poco realistiche, ma vabbè, non importa. Ecco, quel momento, narrativamente parlando, è sottolineato da una scelta, da scelte registiche, e da una colonna sonora, che hanno proprio il... hanno, hanno un'atmosfera e sottolineano... Sentimenti che non mi stanno bene. È tutto molto pomposo, è tutto molto eroico. I soldati si fanno strada per raggiungere gli ormeggi attraverso ali di popolazione festante che applaude, felice che i suoi giovani vadano alla guerra. C'è questo orgoglio per questa proprio soddisfazione all'idea di lanciarsi verso il nemico, di andare nella terra di mezzo di combattere, di uccidere, di essere uccisi. Ora, in questo periodo storico, a me, questa idea, ma anche proprio come è messa in scena la musica pomposa, ripeto, l'enfasi sulla gloria della guerra, sottolineata così, con questa leggerezza, mi ha dato veramente gli incubi. Non ci sto. Non mi è piaciuto per niente. Tolkien ha la sua opera, il suo capolavoro, di un senso di rifiuto verso la guerra, di un senso di tragedia. Cioè la guerra è vista come il peggio che possa capitare. E i protagonisti che vi sono costretti lo fanno cruciandosi con la morte nel cuore, non con questa. Che cos'era? Che cos'è il ralenti Galadriel che sale a bordo de della nave, tutti l'ammirano, i capelli che svolazzano e si va verso la morte a combattere il nemico. Andiamo, questa è proprio propaganda anni 40. Cacchio, non va bene così. No, stanno andando a morire, stanno andando a uccidere. Sì, il nemico è Sauron. Gli orchi sono come dire oggettivamente il male, però, no, dai, cioè. Le madri che applaudono i figli che vanno in guerra. Ma, non è, ma poi non è neanche realistico. Non ci raccontate questa cazzata enorme. Tolkien no. Non, proprio non, non era... Non ha scritto questo. E soprattutto non intendeva questo. Veramente questo è un signore degli anelli all'americana. E, e questo, è eh sì, questo narrativamente parlando. È un peccato proprio gravissimo. Cioè, questo è proprio è un po' imperdonabile. Abbiate pazienza, ma se vi piace questa serie, come per certi versi piace anche a me, ragioniamoci un attimo sopra. Cioè, perché rappresentare così la partenza di questa gioventù che va a morire. Verso la Terra di mezzo. No, così no, non si fa così. Non si fa così. Ma anche nella, nella trilogia di Peter Jackson, io ho apprezzato molto questo aspetto: cioè che effettivamente. Attraverso soprattutto il personaggio di Gandalf, la eh, inesorabilità della guerra veniva è sempre stata descritta come un momento di diciamo, quasi di, eh, di sconfitta di per sé. Siamo sconfitti perché dobbiamo andare in guerra, cioè l'umanità Tutte le razze sono sconfitte perché dobbiamo andare in guerra. C'è sempre questo cruccio, questo, questa tristezza profondissima nel volto di, di Gandalf nella serie, cioè nella serie di film, nei film per il cinema di Peter Jackson. Qui vedere questi qua che sono gasatissimi di poter partire e andare alla guerra mi ha dato gli incubi, ve lo ripeto, è una cosa incredibile. Cioè non l'ho proprio sopportato e credo che non sia da sopportare. Perché c'è chi riesce a discernere, ha un certo discernimento, appunto, quindi magari legge anche tra le righe, e c'è chi invece semplicemente si galvanizza, si eccita: Ah, che bello, andiamo a combattere! No, ragazzi, cioè questa cosa qui non deve passare. Avrebbero dovuto rappresentare questa partenza come un momento, secondo me, estremamente sommesso, ehm, di per sé tragico, in cui questi militari, questi guerrieri, si sì, partono ma anche con la paura negli occhi. Santo Dio, cioè pensiamo a Salvate il soldato Ryan, ok? Lì sì che ci sono questi soldati che stanno per sbarcare e perché quelle scene iniziali di Salvate il soldato Ryan sono così efficaci? Perché c'è una rappresentazione umana di cosa vuol dire ritrovarsi di fronte alla prospettiva della morte violenta in guerra. Invece lì sono tutti, ah oh, che bello, partiamo, andiamo, combattiamo. Galadriel sale come una modella di Valentino sulla passerella, sale sulla nave, cioè mi ha dato gli incubi, ok? Perché sono una personcina sensibile, sì. Prendo sul serio le narrazioni, qui su Broken Stories le prendiamo sul serio. Se siete anche voi della squadra di chi non prende alla leggera certi messaggi... Naturalmente questo è il canale che fa per voi. Se non siete iscritti, iscrivetevi perché qui ci piacciono le storie, ma non ci piace farci prendere per i fondelli da chi ci racconta le storie. Quella scena è la merda. La merda. Per me? Assolutamente inaccettabile, ma io posso avere gli incubi per questo. Non lo so, sono matto. Probabilmente sono matto. Però ho, avuto, ho fatto dei sogni che ragazzi non auguro a nessuno. Vabbè, questo è tutto per oggi. Ve lo volevo dire. E poi, naturalmente, c'erano le, le elezioni. Sono andato a votare stamattina. E sì, chiaramente, anche questo mi ha dato gli incubi. Assolutamente sicuro. Saluti a tutti da Broken Stories, da Flavio Troisi. Statemi bene. Votate bene, per carità di Dio. Ciao.